Buonasera a tutti, siamo live? Penso di sì. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento di presentazione del progetto di ASNU, Associazione Scienze Naturali Unite, progetto Le Invasioni Botaniche, un progetto di citizen science volto a sensibilizzare la cittadinanza sul grave problema delle invasioni biologiche, in particolare sulla flora aliena invasiva in Campania. Per presentare questo progetto abbiamo qui Andrea Capuano, socio e consigliere ASNU, nonché responsabile e ideatore del progetto, e abbiamo il gran piacere di ospitare la professoressa Annalisa Sant'Angelo della Federico II di Napoli, che ci fa un sacco piacere che sia anche la nostra consulente scientifica del progetto. Vi rubo giusto un altro paio di secondi presentando i nostri ospiti. La professoressa Annalisa Sant'Angelo si è laureata in Scienze Naturali presso l'Università di Napoli Federico II e ha poi lavorato nella conservazione dello storico erbario del Real Orto Botanico di Napoli. Attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia alla Federico II. E la sua ricerca si focalizza soprattutto sulla flora. Studia la flora sia con studi sul campo, sia con studi sulle collezioni storiche d'erbario. I suoi studi sulla flora in campo sono principalmente volti alla conservazione della biodiversità e alla gestione del territorio, con particolare attenzione all'attuazione della direttiva Habitat. Molto attiva anche su molti altri fronti, partecipa a vari progetti anche sulla creazione di banche dati sulla flora d'Italia e ad esempio anche sulla creazione di liste rosse sempre per la flora italiana. E spero davvero che insomma ci aiuti a comprendere l'importanza del problema delle invasioni biologiche e della flora invasiva. Prima però lascio brevemente la parola al nostro socio Andrea Capuano, laureando presso l'Università Federico II in la magistrale di Scienze Naturali, che ci parlerà appunto del nostro progetto. Prego Andrea. Ok. Allora, grazie Lorenzo. Sono molto contento, insomma, di presentare finalmente questo progetto e di farlo anche con la presenza della professoressa Sant'Angelo, che, come ha detto Lorenzo, è il nostro supervisore fondamentalmente e anche, diciamo, fonte di ispirazione per noi studenti. Il nostro progetto, come ha detto Lorenzo, è un progetto di citizen science, è incentrato sulle specie aliene, su alcune specie vegetali aliene presenti in Campania. Si chiama Le invasioni botaniche e diciamo come fondamentalmente. Oh, scusate. Come diciamo, abbiamo parlato nel seminario precedente del dottor Stinca, in cui ci ha fatto un'introduzione, cioè spiegando un po' la situazione delle specie aliene in Campania, delle invasioni biologiche e dei danni che queste possono provocare alla salute dell'uomo e dei danni economici, insomma, e danni alla diversità. Fondamentalmente noi ci vogliamo occupare di questo problema, vogliamo fronteggiarlo e per fare questo vogliamo proprio creare una sorta di esercito, un esercito ovviamente composto da cittadini scienziati. Di cosa si tratta in precisione il nostro progetto? I nostri obiettivi fondamentalmente sono due. Il primo è quello di monitorare la presenza delle specie aliene nel territorio, quindi questo si traduce in una raccolta di dati, quindi osservazioni diciamo, già referenziate sulle specie aliene presenti in Campania, questo attraverso diciamo, il coinvolgimento della popolazione, quindi uso di volontari che aderiscono al nostro progetto, e questa cosa porterà ovviamente all'acquisizione di nuovi dati che verranno poi trasmessi a chi di dovere, insomma a chi si occupa di progetti di ricerca su questo tema.
Ovviamente poi c'è anche un'altra cosa che vogliamo fare, quella di elaborare magari dati raccolti autonomamente e diciamo vorremmo creare anche alla fine del nostro di questo percorso una sorta di report in cui verifichiamo se questo progetto effettivamente ha prodotto dei risultati, come è stato il diciamo se c'è stato un buon coinvolgimento dalla parte della popolazione, quindi un'elaborazione dei risultati insomma raccolti. Poi il secondo obiettivo, che è in realtà quello più importante, è quello di comunicare i pericoli dovuti alle invasioni biologiche. Questo ovviamente è sottinteso, cioè quando noi diciamo avviamo la raccolta dell'osservazione sulle specie aliene, chi raccoglie, diciamo, chi partecipa al progetto ci aspettiamo che si informi su questo tema, che diciamo, venga sensibilizzato da parte nostra. E appunto comunicare diciamo, questo tema è la cosa che ci preme di più. Perché? Perché alla fine siamo noi che possiamo cambiare la situazione, noi che possiamo influenzare le scelte di chi ci governa e proporre magari delle politiche diverse, delle politiche effettive di gestione del fenomeno, o anche magari regolamentare il commercio di queste specie aliene. Appunto, per quanto riguarda il comunicare l'importanza di questo tema, noi attraverso ASO, attraverso diciamo, i nostri canali social, vogliamo diffondere il più possibile il tema delle invasioni biologiche e questo lo faremo ovviamente sia creando delle infografiche, del materiale che diffonderemo sui social, magari delle infografiche sull'ecologia delle specie aliene, sul perché alcune specie sono particolarmente invasive, sui danni che possono portare, ma anche ad esempio quiz didattici, che sono una cosa che insomma, coinvolge efficacemente le persone perché è una sorta diciamo di un gioco, quindi può diciamo essere più attraente. Ovviamente anche attività d'insieme sono previste in questo progetto. Non è proprio il momento diciamo adatto questo a fare le attività che abbiamo in mente. La cosa che abbiamo diciamo fino adesso portato avanti sono i seminari, perché sono una cosa che possiamo fare anche a distanza. Però ovviamente appena sarà possibile svolgere delle attività, magari all'aperto, però insomma rispettando le restrizioni in vigore, però diciamo quando ci potremo vedere tutti quanti, parlare finalmente di questo tema, stare insieme, vorremmo organizzare ad esempio escursioni in cui si portano a vedere ai partecipanti gli ambienti invasi da queste specie, come cambiano gli habitat quando vengono invasi da queste specie. Vogliamo organizzare anche degli eventi ovviamente di divulgazione, manifestazioni in cui possiamo parlare il più possibile di questo tema. Il nostro intento, alla fine è quello di creare una rete, e questo insomma lo vorremmo fare coinvolgendo altre associazioni, che insomma per farle aderire a questo progetto. Ovviamente ci affidiamo anche molto al passaparola, quindi a voi insomma, che ci state ascoltando, voi che magari parteciperete al progetto, di diffondere il più possibile questa tematica. Ma abbiamo parlato di invasioni biologiche, ma chi sono effettivamente gli invasori? Chi sono i nostri nemici? Noi abbiamo scelto diciamo nelle specie target di questo progetto, alcune delle specie, Andrea, diciamo, scusami, dimmi. mi segnala, no? Cioè, in realtà, male non accorgermene subito io, però pensavo che tu stessi indugiando sulla prima slide apposta, però in realtà si vede tutta, cioè si vede solo la prima slide, non stai andando avanti. Ah. Com'è possibile sta cosa? Aspetta Aspetta, adesso un attimo. stava andando avanti le slide. Allora facciamo così. Ecco,
Adesso si vede? Prova a scorrere un attimo le slide. Ok, sì, adesso si vede. Ok, quindi ho parlato, diciamo, tutto questo tempo sulla prima slide, fondamentalmente. Esatto. Ok, bellissimo. Il Vabbè, diciamo che problema. quello di cui ho parlato è, Chiediamo scusa insomma. per l'inconveniente. Ok, diciamo che quello di cui ho parlato era adesso in queste slide. Diciamo, siamo arrivati fino a qui, cioè chi sono gli invasori. I nostri invasori, noi abbiamo scelto, appunto, stiamo parlando delle specie target, abbiamo scelto delle specie che possono essere abbastanza riconoscibili, cioè facilmente riconoscibili anche da persone che non sono diciamo, non hanno studiato, appunto, materie naturalistiche. E sono specie che sono molto presenti sul nostro territorio, con cui, diciamo, abbiamo una certa familiarità. Qui ne vediamo quelle, secondo me, che sono quelle, diciamo, più familiari, e alcune, insomma, un po' di meno. Sono comunque tutte specie invasive che in questa prima fase abbiamo deciso, diciamo, di concentrarci su queste qui. La raccolta, diciamo, il nostro progetto è attivo da oggi. Quindi, diciamo, potete andare su iNaturalist, chi non ce l'ha lo può scaricare, è disponibile per qualsiasi smartphone. iNaturalist è un'app che consente, appunto, di diciamo, raccogliere osservazioni ed identificare flora o fauna, quello che sia. E il nostro progetto semplicemente è disponibile su iNaturalist da oggi. Basta andare su la sezione progetti di iNaturalist e cercare le invasioni botaniche. Cliccando su Unisciti si entra nel progetto e quando si fa una nuova osservazione, l'osservazione, se rientra ovviamente nelle specie target, se è georeferenziata ed è limitata al territorio della Campania, viene aggiunta automaticamente al nostro progetto. Fare l'osservazione è molto semplice, noi forniremo anche delle infografiche ulteriori su come si fa, però basta andare nel riquadro e vedere i suggerimenti che, appunto, ci suggerisce l'applicazione e poi impostare la posizione. Ora, questa è una mappa di quello che vediamo su Naturalist. Se diciamo, sono praticamente le osservazioni delle specie target del nostro progetto adesso, cioè prima, diciamo, dell'inizio del nostro progetto. E come vediamo sono circa una quarantina di osservazioni disposte soprattutto nella provincia di Napoli. Quello che vogliamo arrivare a fare noi nel corso, diciamo, di questo progetto, che durerà all'incirca un anno e mezzo, è arrivare ad avere una copertura il quanto più possibile estesa. Ovviamente questa è una stra esagerazione, però, diciamo, la nostra ambizione è arrivare un po' dappertutto in Campania. Ora, cosa possiamo fare per coinvolgere di più i volontari a partecipare a questo progetto? Abbiamo pensato di organizzare delle competizioni, sotto forma di giostra medievale, anche se sarebbe stato molto divertente, ma sotto forma di gara di osservazioni. È una cosa che si fa, diciamo, nei blitz classici presenti su Naturalist, come City Nature Challenge, a cui abbiamo anche partecipato, e semplicemente vogliamo organizzare, diciamo, dei periodi, dei contest fondamentalmente, in cui i partecipanti al progetto si sfidano a, diciamo, una gara di osservazioni. Quindi chi fa più osservazioni in quel periodo di tempo in cui diciamo, si effettua il contest, vincerà anche dei premi fisici, oltre ovviamente al prestigio e alla gloria di aver fatto più, di essere arrivati primi, insomma. Questo è un esempio di come, diciamo, della competizione. Qui, questo è il City Nature Challenge 2019, in cui un certo Lorenzo Papaleo, ad esempio, è arrivato primo in questo blitz, in questa competizione, effettuando 140 osservazioni. Per partecipare, ovviamente, a questi contest, a queste competizioni, basta semplicemente unirsi al nostro progetto su iNaturalist. Una volta dentro, poi ovviamente sarete avvisati
tramite i nostri canali social e tramite lo stesso Naturalist quando partiranno questi nostri, queste nostre competizioni. La battaglia, diciamo, contro invasori, contro le specie che invadono i nostri territori è imminente, nel senso che purtroppo noi al momento siamo, abbiamo delle restrizioni che ci impediscono di uscire liberamente anche semplicemente per una passeggiata nel nostro comune, però contiamo che in meno di un mese probabilmente potremo uscire almeno per poter effettuare qualche osservazione vicino casa. Quindi diciamo, vi invito a restare connessi, a seguirci sui nostri social in visione, insomma, di una competizione che inizierà sicuramente a breve. Questo, diciamo, è tutto. Io ancora una volta invito ad unirvi a questo progetto e a seguirci per, diciamo, restare sempre aggiornati, restare a, diciamo, a contribuire anche al dibattito che si creerà sui nostri social riguardo al tema delle invasioni biologiche. E vi invito a iscrivervi ancora una volta ai Naturalist e seguire il nostro progetto, che vi ricordo è attivo da oggi, quindi potete già da adesso incominciare a fare osservazioni se vi trovate in qualche modo per strada, e a seguirci sui nostri social per aggiornamenti. Io vi ringrazio e lascio la parola alla professoressa Sant'Angelo, che ci parlerà appunto invece della gestione di questo problema, cosa possiamo e cosa dobbiamo fare relativamente alle invasioni biologiche. Allora, buonasera a tutti. Prima di tutto, ora posso presentare, stavo per chiedere di cambiare la condivisione. Un attimo soltanto. Allora, spero, allora, se vedete che qualcosa non funziona nella presentazione, intervenite subito e fatemelo sapere, perché appunto la mia chiacchierata è molto importante che sia collegata alla sequenza delle slide. Allora, quando, prima di tutto vi ringrazio di avermi invitato a fare questo seminario, anche se non ho potuto dire di no, appunto perché in qualche modo ero coinvolta in questa vostra scelta di avviare questo progetto di Citizen Science, e sicuramente appunto una cosa molto importante da fare, anche se richiede un grande sforzo, e appunto era necessario il contributo di appunto menti giovani che possano avere anche la capacità di seguire la parte più tecnologica che è alle spalle di un progetto di Citizen Science. Quando quindi mi avete chiesto di fare questo seminario, mi sono chiesta di cosa gli posso parlare, visto che di Citizen Science avete già sentito parlare, e per quanto riguarda l'introduzione al problema delle specie aliene invasive, avete avuto appunto anche la presentazione di Adriano Stinca, e quindi mi è venuto in mente di provare a parlarvi di quello che dobbiamo e possiamo fare per contrastare il problema, per gestire il problema. Chiaramente questo significa affrontare anche degli argomenti che probabilmente sono un po' noiosi, sui quali spero però di riuscire a darvi almeno un quadro generale. Cioè, in realtà il problema delle invasioni biologiche è un problema antico e ci sono già degli obblighi che derivano da strumenti legislativi che in realtà sono già in vigore, sia a livello europeo che a livello nazionale. Ovviamente però vi vorrei anche far capire qual è il ruolo della ricerca scientifica nel contribuire alla gestione del problema, e questo sicuramente nel migliorare le conoscenze di base, cosa di cui vi ha ampiamente parlato il professore Stinca, ma anche poi nella capacità di rendere disponibile al mondo dei decisori politici, e poi ovviamente il ruolo che hanno i cittadini, sia come singoli, ma anche come comunità, e quindi cercare di introdurvi in questo modo il perché sia valido l'idea di far partire un progetto di Citizen Science. Allora, cominciamo dalla parte, diciamo, legislativa, cioè di quanto si stia facendo per la gestione del problema. E
un piccolo cenno storico. Io penso che chiunque di voi guardi questa slide ricordi come noi ormai da anni, il 22 maggio, siamo coinvolti in moltissime iniziative che mirano appunto alla giornata, a festeggiare una giornata interamente dedicata alla Convenzione Internazionale della Diversità Biologica. Penso che soprattutto chi tra di voi è naturalista la conosca, perché sicuramente questa è una convenzione internazionale che per la prima volta ha gettato le basi per le linee guida che tutti i paesi del mondo dovrebbero seguire per provvedere alla conservazione della natura. E non è un caso che proprio in questa convenzione internazionale siano anche le basi delle linee da seguire per avviare delle politiche di controllo del fenomeno delle invasioni biologiche. Quindi già nel 92 si parlava di invasioni biologiche e all'articolo 8 della Convenzione del 92, ovviamente questo è un argomento che continua a essere trattato in tutti gli aggiornamenti della Convenzione, si parla già della necessità per poter promuovere la conservazione in situ della diversità biologica. La necessità di prevenire l'introduzione o comunque controllare o eradicare tutte le specie aliene che possano minacciare gli ecosistemi, gli habitat e le specie che all'interno della Convenzione sono definiti appunto come rappresentanti della diversità biologica. Prima di dimenticarmene, vi voglio anche ricordare che tutto quello di cui parleremo in realtà non riguarda soltanto le specie vegetali, di cui ovviamente vi dovrei parlare in questo seminario, ma tutti gli strumenti legislativi di cui parlerò riguardano ovviamente anche tutte le aliene animali, perché sicuramente l'allarme sulle invasioni biologiche è legato in particolar modo a tutte quelle introduzioni di animali alieni che sono state sicuramente molto impattanti e importanti nella conservazione della biodiversità. Sono argomenti di cui si parla, sia ben chiaro, dagli anni 70, anche per quanto riguarda le specie vegetali. I primi elenchi di specie vegetali aliene sono stati redatti, se non ricordo male, nel 78 anche a livello nazionale italiano. Però soltanto negli anni 90 finalmente tutto questo si concretizza in azioni politiche, appunto con la Convenzione internazionale della biodiversità e con altri strumenti legislativi veri e propri. Lorenzo mi ha aiutato spiegando nella mia presentazione, di cui lo ringrazio, che mi sono occupata soprattutto dell'applicazione della direttiva Habitat. Infatti in questa direttiva, che è sicuramente uno degli strumenti legislativi più importanti per rendere applicativa la conservazione della biodiversità in tutti gli stati membri della Comunità Europea, già si parla della necessità di regolamentare l'introduzione delle specie aliene. In particolare, infatti, all'articolo 22, che è l'articolo dedicato alle reintroduzioni o introduzioni di specie di direttiva di specie di interesse conservazionistico, dove siano scomparse o siano state danneggiate, si raccomanda di controllare che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale, né alla fauna né alla flora selvatiche. Prima di tutto, una piccola precisazione: quel flora non locale, cosa significa? È una pessima traduzione dell'originale inglese, che è appunto le specie non native. Chi ha seguito il seminario del professor Estinca ha sentito che c'è stato un ampio dibattito scientifico sulla terminologia da utilizzare per le specie esotiche, e ormai si utilizzano prevalentemente specie non native, specie aliene e specie esotiche come più o meno come sinonimi tra loro. Ovviamente la direttiva Habitat è stata recepita anche in Italia, in vigore quindi dal 97, perché appunto recepita con il decreto del Presidente della Repubblica del numero 357 in questo anno, e sono tutti documenti che tutti voi potete consultare online sul sito del nostro Ministero, che gli dedica una porzione apposita del sito. Ovviamente io do per scontato che voi sappiate cosa sia la direttiva Habitat. Per chi non lo sapesse, voglio ricordare che appunto è quella direttiva europea che è anche alla base della strutturazione della rete Natura 2000.
insieme alla direttiva Uccelli, è quella direttiva che ha permesso di individuare sul territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea delle aree in cui la conservazione di alcuni habitat e di alcune specie di flora e fauna sia assolutamente tutelata. In realtà, però, per arrivare a uno strumento legislativo che si dedichi realmente al problema della gestione delle esotiche, bisogna arrivare al 2014, quando appunto viene pubblicato dalla Comunità Europea un regolamento della Comunità Europea, anche questo assolutamente disponibile a tutti noi sul sito della Commissione Europea, in tutte le lingue, in tutti i formati, in PDF, sul sito, sulla pubblicazione ufficiale, direttamente online, che è un documento che viene continuamente aggiornato, perché una cosa che purtroppo vi deve essere chiara è che anche nell'applicazione di norme gestionali riguardo a questo problema, inevitabilmente anche gli strumenti legislativi si devono aggiornare all'aumento delle conoscenze, al miglioramento delle conoscenze. E assolutamente quindi si tratta di strumenti dinamici che inevitabilmente possono cambiare nel tempo. In particolare, per quanto riguarda questo regolamento, l'aggiornamento riguarda in particolare l'elenco delle specie da considerare di oggetto delle norme gestionali. Allora, non vi spaventate, non voglio farvi tutto il seminario su questa legge, voglio soltanto velocemente ricordarvi che appunto direttamente online potete verificare che cosa è previsto da questa legge, in particolare l'obiettivo, l'oggetto della legge, cioè le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione sia deliberata che accidentale delle specie esotiche invasive. E soprattutto potrete trovare tutte le definizioni nel caso di dubbio, nel caso che vogliate sapere cosa sia, come venga, cosa sia una specie esotica, cosa sia una specie esotica invasiva e ovviamente cosa sia un termine un po' più, che ancora forse non avete incontrato, il professor Sinca se non sbaglio non ne ha parlato, cosa sia una specie esotica invasiva di rilevanza unionale. È semplicemente una specie esotica i cui effetti negativi sono tali da richiedere uno sforzo comune da parte di tutti i paesi che ricadono nella Comunità Europea. E anche questo regolamento introduce il termine di specie esotica invasiva di rilevanza nazionale, lì dove ci siano delle specie che rappresentano un pericolo in uno Stato membro, ma non necessariamente in un altro. E quindi in quel caso il regolamento prevede che lo Stato membro possa prendere delle decisioni di applicazione di regole per contrastarne la diffusione. Quindi, specie esotiche invasive, il cui impatto è tale da richiedere un intervento comune, vi riporto appunto l'Ailanthus altissima, che non a caso è una delle specie che avete scelto anche nel vostro progetto di Citizen Science. Viceversa, un po' più difficile è l'argomento delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, perché in Italia siamo ancora nella fase di valutazione di quale sia l'elenco da proporre alla Comunità Europea. Mi sono lanciata nel proporre il Carpo Brotus perché è sicuramente una specie che a livello di regione mediterranea rappresenta un grave rischio. Allora, per quanto riguarda la lista disponibile online, giusto per ricordarvelo, comprende come specie vegetali al 2021, con l'ultimo aggiornamento del 2019, 36 specie, di cui 19 sono presenti in Italia. Quindi le specie, diciamo, più pericolose per la conservazione dell'ambiente, ma ricordate, che il regolamento europeo non pensa solo alle specie pericolose per l'ambiente, ma anche alle specie pericolose per l'economia e la salute umana. Quindi le specie più pericolose, veramente quelle a cui stare attente, sono in Italia 19, allo stato attuale delle conoscenze. Cosa propone di fare il regolamento europeo? Cosa chiede di fare? Attività di prevenzione, attività di rilevamento precoce ed eventualmente di eradicazione, o comunque gestione del problema nel caso in cui le specie siano ampiamente diffuse. La prevenzione significa applicare dei divieti, delle regole che sono già in vigore, eventualmente delle autorizzazioni in caso in cui sia necessario per forza introdurre queste specie, applicare misure di emergenza, capire come comportarsi in caso di specie che possono essere, diciamo,
di rilevanza in uno Stato membro e autoctone in un altro, quindi dà una serie di linee guida di come comportarsi e di regole da seguire. Così pure, cosa significa rilevamento precoce ed eradicazione rapida? È il regolamento che lo spiega, applicare sorveglianza, ovvero monitoraggio della situazione, applicare controlli, notifiche precoci del rilevamento di eventuale introduzione, quindi entrare subito in fase di eradicazione rapida. Ma sono previste anche delle deroghe all'obbligo di eradicazione rapida, e qui appunto vi ricordo che si parla spesso di animali, e eradicazione rapida, ovviamente nel caso degli animali, suscita sicuramente una compressione emotiva sicuramente più forte che non per quanto riguarda le specie vegetali. Ovviamente invece dove il problema è già ampiamente diffuso, tratta di specie che hanno una grande diffusione sul territorio, il regolamento della Comunità Europea prevede che siano applicate entro certi termini e secondo certe modalità, misure di gestione e ripristino degli ecosistemi dove siano già danneggiati. Cosa significa questo a livello nazionale? Che come per tutte le normative europee, il Ministero, oggi Ministero della Transizione Ecologica, ha avviato, ha attuato il recepimento del regolamento europeo con un decreto legislativo che di fatto è in vigore dal 2018. Purtroppo c'è un iter burocratico in questi passaggi legislativi dalla Comunità Europea ai vari Stati membri, e questo è quello che prevede appunto quello che è successo a livello nazionale, cioè un regolamento del 2014 attuativo in Europa dal 2015 è stato accettato in Italia nel 2017, ma in realtà è diventato attuativo nel 2018, precisamente nel mese di febbraio. Comunque dal febbraio 2018 valgono tutte le cose che sono previste in questo decreto, che di fatto non fa altro che accettare quanto previsto dal regolamento europeo. E di fatti, se andate a vedere sul sito, perché appunto ognuno di noi può andare a consultare tutti questi argomenti, può andare a approfondire tutti questi argomenti, gli interventi devono essere basati su prevenzione, cioè il capo 3 del regolamento europeo, sul rilevamento precoce ed eradicazione rapida, il capo 4 del regolamento europeo, oppure gestione nel caso in cui le specie siano già ampiamente diffuse. Come funziona però dal punto di vista pratico l'applicazione di questo strumento legislativo? Viene tutto spiegato ovviamente all'interno del decreto. L'autorità nazionale competente è il Ministero della Transizione Ecologica, che però si affianca, perché ha bisogno di un supporto tecnico-scientifico, viene affiancato da ISPRA, cioè il nostro Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in cui lavorano personali tecnici specializzati che ovviamente sono competenti dell'argomento. Ma chi fa i controlli? Chi è che poi rende operativa queste regole sul territorio? Fondamentalmente il Corpo dei Carabinieri, ovviamente l'ex Corpo Forestale, che è quello che ha il compito di fungere da supporto operativo per effettuare gli accertamenti, le verifiche, i controlli ed eventualmente applicare le sanzioni che sono previste. Ancora, come sapete, in Italia la competenza per quanto riguarda le materie in campo ambientale è rimandata alle regioni e province autonome, quindi anche loro sono coinvolte nell'attuazione di questo decreto, insieme alle aree protette nazionali, che sono di fatto i soggetti attuatori delle misure di gestione che devono essere applicate secondo quanto previsto dal decreto. Cosa è previsto dal regolamento? È previsto dal decreto italiano, che ripeto è perfettamente parallelo al speculare rispetto a quello europeo. È previsto che il Ministero e gli organi preposti divulghino e facciano in modo di rendere consapevole la cittadinanza di questi problemi. E non è un caso che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, abbia messo online un sito apposito, che è appunto un sito dedicato al problema delle specie esotiche invasive. E appunto su questo sito chiunque di noi può trovare tutte le informazioni necessarie, la definizione di specie esotica invasiva, che
se farete un confronto, riprende quanto previsto dal regolamento europeo. Si intende una specie esotica la cui introduzione e diffusione causa impatti negativi alla biodiversità, ai servizi ecosistemici collegati, e nella versione italiana viene spiegato cosa siano, cioè i servizi che gli ecosistemi, e io aggiungerei la biodiversità in genere, assicura all'uomo come acqua, aree pulite, legname, impollinazione, cibo e tante altre cose. Anche se la definizione di specie esotica invasiva si riferisce solo ai danni ambientali, in realtà molte specie invasive, viene sottolineato, causano problemi alla salute umana e all'economia. Un'altra cosa che nel sito ISPRA viene evidenziata è, che è molto importante, è calmarsi sull'argomento, cioè ricordare sempre che non tutte le specie esotiche sono invasive, cioè dannose, e che anzi le specie veramente pericolose sono una piccola percentuale di quelle realmente presenti sul nostro territorio, ma provenienti da altri territori, dall'estero, insomma, dall'estero. E ricorda anche l'acronimo IAS, perché sempre di più troverete questi acronimi utilizzati, ovviamente vengono dall'inglese, quindi potrebbero essere per un cittadino che non è esperto dell'argomento essere un attimo difficili da comprendere, è l'acronimo appunto di Invasive Alien Species, che è molto utilizzato appunto anche in italiano. E ovviamente rimanda al decreto, che è visibile e consultabile sul sito. Fondamentalmente che cosa succede? Che per quanto riguarda le specie invasive, le specie aliene invasive di rilevanza unionale, Invasive Alien Species Union Concert, IASUC, un altro acronimo che bisogna imparare ad utilizzare, sono già in vigore attuativi dei divieti, cioè non si possono introdurre o far transitare nel territorio nazionale, non si possono detenere, anche se in confinamento. Ovviamente questi sono termini che per voi naturalisti, amanti della parte faunistica, chiaramente ricollegate al discorso del problema delle esotiche animali. Né è impedito il trasporto, né è impedita la vendita, la messa in commercio, né è vietato l'utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio, né è vietata la riproduzione o crescita spontanea, né è vietato il rilascio nell'ambiente. Ovviamente sono previste delle deroghe e dei permessi a questi divieti, però fondamentalmente sono vigenti già adesso, dal 2018, anche sul territorio nazionale. Vi voglio ricordare che le IASUC italiane, campane, scusatemi, se quelle italiane sono 19, in Campania ne abbiamo soltanto 4, perché appunto quelle che sono state per il momento incluse tra quelle di interesse di rilevanza unionale, non sono ancora state validate altre specie che comunque potremmo proporre nel futuro. E devo dire che, a parte l'elanto, che tutti sapete, non ho riportato in queste foto perché appunto ne abbiamo già parlato, l'elanto è chiaramente una specie già ampiamente diffusa sul territorio nazionale, ma anche campano. Viceversa, diversa è la situazione di queste 4 specie, che hanno una distribuzione che, devo essere sincera, in Campania non desta particolare preoccupazione, ma che invece desta, a parte la cacia saligna, mentre invece queste specie, che sono tutte specie di ambiente acquatico, destano moltissima preoccupazione in una regione bioclimatica più fredda e che interessa le nostre regioni, soprattutto al nord, nella fascia Lombardia-Piemonte, nelle regioni del nord. Bisogna sottolineare comunque che l'Italia non ha aspettato le direttive europee per intervenire sul problema, perché il problema era già molto evidente, appunto. Tant'è vero che alcune regioni si erano già mosse e avevano già promulgato degli strumenti regionali, perché appunto le regioni sono autonome in materia in cambio ambientale, e queste regioni addirittura, il Friuli Venezia Giulia già nel 2007, addirittura la Lombardia nel 99, e si sono ripetuti strumenti legislativi che riguardano in particolare la gestione di alcune specie che sono problematiche in molti casi per la gestione forestale o per la gestione agronomica, perché sono quelli che hanno ovviamente più fatto sentire gli impatti sull'aspetto economico e quindi sollevato l'interesse del mondo politico. Perché queste regioni? Perché soprattutto al nord? Non credo sia legato soltanto al fatto che sicuramente sono regioni che si muovono più velocemente per alcuni aspetti, ma anche perché, questo chi ha seguito il seminario del professor Stinca lo sa già,
sono purtroppo le regioni che hanno il triste primato di ospitare il maggior numero di specie esotiche. Ovviamente qui vedete dei numeri elevatissimi, ma sono i numeri che riguardano tutte le esotiche, cioè sia quelle invasive, ma soprattutto quelle che sono casmai casuali, cioè non naturalizzate sul territorio, o quelle naturalizzate che ormai sono capaci di riprodurre popolamenti in modo spontaneo. In realtà, semplicemente per rifarci a queste regioni, come vedete, i numeri guardando le invasive si abbassano moltissimo, cioè sono sempre un numero minore rispetto al totale delle specie esotiche. Ma le altre regioni non è che non hanno fatto nulla nel frattempo, le altre regioni hanno dovuto comunque adeguarsi e provvedere a rispettare quanto previsto dalla direttiva Habitat, e quindi anche la regione Campania si è mossa sull'argomento, e devo dire che abbiamo avuto la fortuna, io e alcuni colleghi, di contribuire alla stesura delle misure di conservazione della rete 2000, Natura 2000, scusatemi, soltanto dei siti di importanza comunitaria, oggi divenuti, grazie a queste misure di conservazione, zone di protezione speciale. E appunto, che cosa prevedeva la norma? Che dove in un sito Natura 2000 fossero presenti delle pressioni o delle minacce su habitat o specie di direttiva, allora fosse necessario mettere in atto delle misure per contenere il problema, sia che fossero specie di interesse unionale, sia che fossero qualsiasi altra tipologia di specie aliene. E allora a questo punto è facile fare il passaggio a perché è importante il ruolo dei ricercatori, perché sicuramente i ricercatori sono stati utilissimi in questa fase di presa di conoscenza del problema anche dal punto di vista politico, a fornire informazioni che servissero a focalizzare meglio il problema, a capire di chi ci stiamo occupando e che cosa possiamo fare. Infatti esiste una ricchissima letteratura scientifica sull'argomento in ogni parte del mondo, che va appunto nel dettaglio, oltre ai dati distributivi di cui ha parlato ovviamente il professor Stinca, nel dettaglio di tutto ciò che c'è dietro al successo, di queste specie, in particolare delle più invasive. Che cosa si è fatto in Italia? Devo dire che si è fatto molto anche grazie all'attività di coordinamento che si è creata intorno a due società, in particolare intorno a due, per quanto riguarda le piante, ovviamente io parlo del mondo vegetale, riguardo appunto all'argomento. In particolare sono la Società Italiana di Scienze della Vegetazione e la Società Botanica Italiana. La Società Italiana di Scienze della Vegetazione si occupa in particolare degli approfondimenti sul scientifici, ovviamente sulle comunità vegetali presenti in Italia, e in questo senso è chiamata in prima fila, nell'attuazione della direttiva Habitat, quando si parla appunto della protezione degli habitat secondo questa norma. E la Società Botanica, in particolare col gruppo di floristica e con un gruppo che poi è stato dedicato esclusivamente al problema della gestione delle specie aliene, si occupa di raccogliere dati sul territorio. Insomma, si raggruppano queste società scientifiche, una serie di ricercatori che hanno come obiettivo della propria ricerca il territorio, il lavoro di campo e la raccolta di dati direttamente sul territorio. E quindi, grazie all'azione congiunta di questi ricercatori, si sono realizzati appunto in questi ultimi anni, in questi ultimi, il lavoro è cominciato alla fine degli anni 90, quindi si può parlare di più di 20 anni, la realizzazione di inventari di riferimento. E appunto vi cito prima di tutto la prima pubblicazione nel 2010 di un elenco, una checklist delle specie della flora non nativa italiana, soprattutto perché purtroppo è un documento che è già superato, nel senso che è stato aggiornato, però rimane corredato da una pubblicazione cartacea che avete a disposizione sul sito del Ministero, e quindi potete scaricare, in cui troverete una bellissima descrizione del problema, ma soprattutto dei contributi regionali che mettono a fuoco la storia delle invasioni biologiche nelle diverse regioni, mettendo in evidenza l'eccezionale diversità della nostra, del nostro, del paese in cui viviamo, che rende così diversa le regioni una dall'altra, tanto da giustificare delle storie completamente diverse
anche nelle invasioni biologiche. E appunto vi dicevo, gli inventari inevitabilmente per loro definizione vanno aggiornati e appunto già nel 2018 è stata pubblicata una versione aggiornata della checklist che ancora una volta ha uno strumento facilmente utilizzabile da tutti perché appunto sul sito ufficiale della rivista è un articolo scientifico questa volta esclusivamente, però è possibile scaricare come supplemental materia, molte riviste scientifiche ormai lo fanno, un file Excel che ognuno di noi può utilizzare sul proprio computer e in cui si può divertire a verificare quali sono le specie presenti in Italia, ma soprattutto regione per regione, la loro eventuale presenza, ma soprattutto lo status, cioè la pericolosità che la presenza di quella specie rappresenta regione per regione, cioè se una specie è soltanto casuale, se è naturalizzata, oppure, caso più pericoloso, se è invasiva. Ancora, sempre dal coordinamento dei ricercatori è nata, e ovviamente la buona volontà di alcuni di questi in particolare, è nata la possibilità di rendere tutti questi dati scientificamente validati, accessibili su un portale disponibile a tutti, con una visualizzazione molto comoda e molto facile, di facile lettura anche per una persona non, diciamo, non dell'ambiente della ricerca. E poiché in Italia, sto scoprendo, ci dobbiamo assolutamente, ci muoviamo abbastanza bene, addirittura al sito ufficiale, diciamo, che supporta la checklist, e ci abbiamo anche un sito fatto questa volta da un gruppo di volontari di eccezionale rigore scientifico, all'interno del quale ovviamente ci sono anche molti ricercatori, e in cui potete trovare dati assolutamente correttissimi e potete non solo avere i dati distributivi visualizzati in un modo diverso, ma uguali a quelli del portale, perfettamente corrispondente a quanto pubblicato nella checklist del 2018, ma addirittura aggiornati secondo tutto quello che viene pubblicato nel frattempo. Ma avete una quantità di fotografie molto belle, di dettaglio, che non a caso ho utilizzato anche io in questa proiezione, perché sono validissime. Ovviamente il passaggio successivo è tutte queste informazioni rendere disponibile ai decisori politici, ai policy maker, come si chiamano oggi, e quindi aiutarli anche nella rispondere alle leggi, a quanto previsto dalle regolamentazioni europee o nazionali. E infatti, non a caso, le società scientifiche di cui ho parlato si coordinano con il personale tecnico di ISPRA per aiutare a dare risposta a queste domande. E devo dire che la sollecitazione da parte di ISPRA ha aiutato molto e velocizzato anche i tempi della ricerca in questo argomento. Quindi, dalla ricerca scientifica si spera che vengano al più presto fuori le famose specie che dovremmo comunicare alla Comunità Europea e sottoporre al vaglio della Comunità Europea per creare un nostro elenco nazionale di specie di rilevanza nazionale, come previsto appunto dal regolamento. Però ovviamente tutto questo, cioè il lavoro che noi ricercatori facciamo, serve anche andare poi a produrre strumenti che servano proprio per la gestione pratica, per chi si trova, organo preposto alla gestione territoriale, a dover affrontare il problema con dei piani nazionali per la gestione. Su questo argomento siamo molto indietro, però negli ultimi 20 anni si stanno attuando, siamo tutti più o meno coinvolti in progetti che mirano a casi studio, in particolare porzioni del territorio, tramite progetti che sono generalmente progetti LIFE, ma anche di altra natura, che appunto i cui risultati aiuteranno a redigere quelle linee guida e piani di gestione che sono necessarie al mondo politico per passare alla risoluzione pratica del problema. Allora, qual è il ruolo dei cittadini? Prima di tutto, come singoli, l'avete detto, l'ha detto anche Andrea, se non sbaglio, informarsi in modo corretto. E su questo non abbiamo problemi, soprattutto voi giovani, perché tramite la rete si può avere di tutto, pubblicazioni cartacee in PDF, ma anche consultare direttamente i siti. In particolare vi segnalo questa pubblicazione che è veramente deliziosa, devo dire la verità, l'avevo già consultata ma l'ho riscoperta sfogliandola in questi giorni, in cui addirittura appunto si mette in evidenza un problema che riguarda i singoli cittadini, cioè il fatto che noi come semplicemente il nostro pollice verde può provocare gravi danni, perché senza rendercene conto possiamo essere noi i vettori del
della partenza, diciamo, di un'invasione biologica, utilizzando semplicemente piante ornamentali pericolose nei nostri giardini o sui nostri terrazzi. E appunto in questo volume, un gruppo nutrito di miei colleghi bravissimi, consigliano per ogni specie invasiva pericolosa l'alternativa autoctono, e quindi è un testo che è veramente interessante da sfogliare per il comune cittadino. E per quanto riguarda le comunità, cosa possono fare i cittadini tutto insieme? Ce lo dicono ancora una volta quegli enti che hanno il compito di affiancare gli organi governativi nell'applicazione dei regolamenti. Non a caso ISPRA ha, grazie a un progetto LIFE, attivato un sito, appunto, con questo progetto LIFE ASAP, che ha proprio l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini sul problema delle specie esotiche invasive e a promuovere la corretta ed efficace gestione delle specie esotiche invasive da parte degli enti pubblici, perché purtroppo non sempre negli enti pubblici è presente un personale tecnico che possa facilmente capire il problema, e quindi è necessario creare degli strumenti che possano preparare questo personale. E appunto all'interno di questo LIFE ci sono moltissime iniziative che permettono di approfondire il problema, compresi i codici di condotta, che sono dei codici di condotta che all'interno del regolamento europeo e del decreto nazionale sono, diciamo, consigliati, di cui è consigliato l'uso, sia da parte dei cittadini, sia da parte degli esperti, delle persone coinvolte nel settore dal punto di vista professionale o tecnico. Io qui ovviamente ho fatto una selezione dei codici di condotta che riguardano l'utilizzo di piante, ma ovviamente c'è l'analogo anche per gli animali, pensate a appunto cacciatori, gestori di vendita di animali di compagnia, eccetera, eccetera. All'interno di questi volumi, di questi codici di condotta, che sono le traduzioni realizzate da ricercatori italiani con degli aggiornamenti rispetto a quanto previsto, già realizzato già intorno al 2000 da ricercatori a livello europeo, e quindi erano presenti solo in inglese, sono previste tutte appunto dei consigli da seguire per chi si occupa per mestiere di piante esotiche, per appunto avere un comportamento consapevole fondamentalmente. E la stessa cosa avviene in questo sito, il network sull'informazione delle specie aliene a livello europeo, che è, come ISPRA, il braccio destro del Ministero dell'Ambiente nella gestione del problema, è ASINE il braccio destro della Commissione europea nell'applicazione del regolamento 1143. All'interno di questo sito, appunto, è possibile trovare ancora una volta un sacco di strumenti che aiutano nella divulgazione al cittadino comune del problema. E ancora una volta, e anche qui come prima, vengono in qualche modo promossa la partecipazione a progetti di citizen science, sia all'interno dell'ASAP. È stato pubblicato sicuramente vi siete imbattuti nel preparare il vostro progetto, sia all'interno di EASIN troverete invece un'altra applicazione. In questo caso, ovviamente, loro hanno sviluppato delle applicazioni proprie, indipendenti, per raccogliere dati, perché appunto, per l'importanza che la citizen science ha anche nel rendere il cittadino consapevole di un problema e giustificare il perché è necessario eradicare una specie, e quindi cosa che potrebbe creare dei problemi a un cittadino non addentro ai problemi di conservazione della natura, ripeto, soprattutto per quanto riguarda le specie animali. A questo punto vi potreste chiedere, ma perché ovviamente chi non è coinvolto in prima persona, perché un altro progetto di citizen science? Perché cambia la scala? Perché il vostro progetto di citizen science? Perché cambia la scala di osservazione? E gestire un progetto di citizen science non è assolutamente banale. I cittadini vanno coinvolti, vanno continuamente stimolati. E quindi in questo caso l'obiettivo è quello di concentrarsi su una particolare porzione di territorio, quindi cogliendo l'attenzione dei cittadini campani. A questo punto però voglio ricordarvi, ma anche questo lo avete in qualche modo già sottolineato,
l'importanza di rendere consapevoli i partecipanti di come vengono utilizzati i dati raccolti, perché appunto questi dati vanno a finire in realtà dove? In una banca dati europea e vengono utilizzati per fare quanto previsto dalla normativa, cioè migliorare le conoscenze di base sulla distribuzione che queste specie di importanza unionale hanno. Quindi sono dei dati che vengono riportati in banche dati di utilizzo europeo e è sempre importante sottolineare con la precisa referenza della fonte da cui provengono, quindi in questo caso sarà iNaturalist. Allora, che cosa significa questo? In realtà significa che tramite la citizen science, perché spesso si parla di citizen science, soprattutto per ricordare il cittadino diventa ricercatore, no? Attenzione, questa è una cosa che va al di là della semplice ricerca. In questo caso il cittadino diventa in qualche modo un decisore politico. Non so se avevate capito che questa figurina che io ho preso voleva essere un po' il richiamo appunto del policy maker. E quindi in questo modo ricercatori sia veri che in erba, insieme alla cittadinanza, riescono a intervenire sulla decisione politica di chi è deputato a prenderla, rispettando quindi quello che è un obiettivo fondamentale della citizen science, che è messo in evidenza anche a livello europeo, perché anche la citizen science, come avete sentito durante il seminario dedicato, è un argomento che ormai ha un interesse che va al di là dei confini nazionali, è riconosciuta l'importanza di questo strumento a livello internazionale e soprattutto mette appunto un concetto importantissimo della citizen science, è che rende il cittadino, fa condividere al cittadino le scelte politiche che vengono prese appunto a livello governativo, quindi rendendo un cittadino anche consapevole di quello che succede. Detto questo, penso di aver finito e spero di aver rispettato i tempi, però chiudo con questa, che è una foto gentilmente concessa dal mio collega Sandro Strumia, che è anche mio marito e quindi ovviamente me l'ha concessa per forza, che abbiamo trovato per caso, peraltro in uno dei luoghi più belli della nostra regione, in una lido balneare dell'isola di Capri, che ci è sembrata molto significativa, perché il gestore del lido, probabilmente cittadino inconsapevole, ha pensato di utilizzare questa vecchia barca di salvataggio per effettuare una composizione proprio di Carpo Brotus. E a questo punto la voglio prendere come monito per ricordare che, per carità, proprio il Carpo Brotus forse non è la specie più adatta perché è pericolosa, però ricordiamoci sempre di non esagerare, perché non dobbiamo criminalizzare queste specie, cioè queste specie se sono un problema comunque per colpa nostra e quindi siamo noi che abbiamo l'obbligo di gestire il problema e di cercare di risolverlo. Spero di non avervi annoiato troppo e aspetto le vostre domande per tutto ciò che non è stato chiaro, ok? Spero che ci siate e di non avervi Ok. fatto addormentare, perché non vedervi in faccia è Ci siamo, ci orribile. siamo. Ok. No, assolutamente non ci ha annoiato, anzi No, poi grazie mi avete per... annoiato, poi ne parliamo tra un mesetto, per ora va bene così. Allora. No, grazie per l'intervento. Sì. Devo E adesso sì, siamo al momento in essere cui... dei pochi, che non mi nascondo, a me fa un po' piacere che eravate in pochi, però ho paura che questo fatto che poi uno lo possa vedere non in diretta, ci saranno dei feedback successivi. Eventualmente sono disponibile ovviamente per domande e risposte. Siamo solo sei, giusto? Ho capito bene? No, in realtà siamo una cinquantina forse collegati Ah, allora, per per fortuna che non me ne sono accorta, sono andata più spedita, ok. questo. Comunque, sì, adesso è il momento delle domande, Ok, quindi sono pronta. se avete domande per la professoressa Sant'Angelo o anche per Andrea riguardo al progetto delle invasioni botaniche, è questo il momento di farle. Io nel frattempo, mentre insomma... i ragazzi fanno le domande, scrivono le domande. Avrei una domanda io. Certo che Visto puoi. che appunto ci sono già state altre esperienze di progetti di citizen science relativi alle specie esotiche, in questo caso specifico,
del nostro progetto delle invasioni botaniche, quanto può diciamo influire la difficoltà di identificazione delle piante da parte di un comune cittadino sulla riuscita del progetto, secondo lei, insomma? Allora. Perché questo è uno dei limiti che questo progetto può avere, e ce lo siamo posti anche noi. Allora, nel momento in cui le specie target sono 7, io il problema non sussiste, nel senso che il problema è l'errore ci sarà sempre, la possibilità di errore ci sarà sempre, però il metodo della fotografia dovrebbe aiutare abbastanza a validare il dato. Ovviamente la possibilità di non avere errori, di non avere troppi feedback di specie che casomai non rientrano assolutamente, perché potrebbe anche succedere questo, l'arrivo di molte immagini che riguardano specie completamente diverse da quelle target, deve essere evitato da un buon lavoro che appunto sta all'organizzatore del progetto di realizzazione delle schede tecniche per il riconoscimento. Ok, quindi quelle saranno assolutamente importantissime. Il professore Stinca vi ha subito fatto notare, ma avete scelto una specie difficile da riconoscere, il Carpo Brotus. Attenzione, questo è verissimo. Però il problema lì è un problema di criticità tassonomica, che non è assolutamente il caso di proporre al cittadino comune. Il Carpo Brotus, sia che noi lo vogliamo chiamare Edulis o che lo vogliamo chiamare Acinaciformis, in ogni caso, dal punto di vista gestionale, ha lo stesso identico problema, e per di più dal punto di vista di applicativo viene risolto nello stesso modo, cioè i metodi per applicarlo, le due, sia che esse siano specie, a secondo di quello che la tassonomia deciderà di fare, in realtà il problema si risolve nello stesso modo, ok? Perché sono comunque due specie molto affini, e quindi io credo che per la tipologia di specie selezionate il problema non si dovrebbe porre. Fermo restando che nelle poche chiacchierate che abbiamo fatto ad Andrea nella fase di pianificazione del progetto, sicuramente io ho fatto notare che l'inserimento di alcune specie, come per esempio la salpicroa, è un po' una sfida per vedere appunto quanto in questo i cittadini possano essere d'aiuto. Ok? È proprio un tentativo anche di mettere alla prova il sistema. Ovviamente per Elanto io sono quasi sicura che il feedback sarà positivissimo, però sulle altre potrebbe essere un po' diverso, però sta all'organizzatore di realizzare delle schede tecniche in cui si chiede in modo preciso anche cosa fotografare, come fotografarlo. In quel modo noi potremmo avere un metodo per validare. Ok? Ok, perfetto, chiarissimo. Ok. Se posso aggiungere, poi tra l'altro questa... Sottoscrivo ovviamente quello che ha detto la professoressa, e pensavo anche al fatto che magari i cittadini saranno, in generale anche i naturalisti, saranno coinvolti nel progetto, saranno magari più, saranno diciamo educati ad osservare le piante. Perché è una cosa che, diciamo, la professoressa Sant'Angelo lo sa bene, insomma, ci ripeteva sempre quando andavamo, ci trovavamo in campo in qualche occasione, è che nemmeno noi naturalisti in realtà siamo abituati ad osservare bene, diciamo, la componente vegetale. Quindi, diciamo, è una cosa che probabilmente è un esperimento, però mi farebbe piacere se riuscissimo anche a, diciamo, a trasmettere questa cosa. Assolutamente sì, infatti, anche quello è un po', insomma, l'obiettivo. Comunque abbiamo qualche domanda, se Andrea non vuole aggiungere nient'altro per ora, comincio a riportarle. Sì. Una domanda anonima, sembra, ci sono dei fondi europei destinati specificatamente al problema delle piante aliene invasive? Allora, il problema è che questo viene sottolineato anche molto nel sito di ISPRA, purtroppo al momento no, però la verità è anche che i finanziamenti arrivano in modo indiretto, cioè per esempio tutti LIFE, ora io ne ho portati solo una selezione, ma ce ne sono tantissimi attualmente esecutivi, in fase esecutiva, sono tutti comunque...
strumenti finanziari di finanziamento che sono finalizzati a comprendere il problema o comunque a risolverlo in alcune porzioni di territorio, perché appunto c'è stato quello dell'arcipelago toscano, c'è stato quello delle isole Ponziane. E ovviamente l'esperienza che i ricercatori hanno fatto in quelle occasioni, come ho provato a dirvi, servirà a proporre. Ovviamente in questo siamo noi ricercatori che gratuitamente, ovviamente poi facciamo da supporto ad ISPRA per cercare di trasmettere questi dati, è un po' il nostro ruolo. Al momento finanziamenti ad hoc diretti, proprio lo strumento legislativo non li prevede. Okay? Ed è sempre questo il vulnus del problema, perché poi appunto le regioni giustamente si trovano a dover affrontare i problemi da soli. Perfetto, grazie. Un'altra domanda, sempre anonima. Quali potrebbero essere buoni modi di interagire e incitare i cittadini ad essere coinvolti in un progetto di Citizen Science? E questo è l'altro argomento per cui, diciamo, ho accolto di buon grado il fatto che ci foste voi giovani a farli, perché io penso che, allora, io ho fatto una piccola esperienza con una tesi di laurea con un vostro collega ed è stata con i soci del CAI. E, purtroppo troppo breve per vederne veramente i risultati, perché il ragazzo è un ragazzo molto valido che si è laureato velocemente. Però ci vuole un forte coinvolgimento e appunto hanno funzionato benissimo in quell'esperienza gli incontri di persona, diciamo, presso le varie sedi CAI, c'è cioè stata una risposta diretta tra gli incontri di persona portati avanti da questo studente. E la risposta dei soci nelle escursioni del periodo che si facevano nel periodo successivo. In questo caso io confido molto nel potere dei social, per cui dico, vi dicevo, non mi sarei mai offerta di portare avanti io un progetto di citizen science perché non avrei avuto proprio la capacità di gestire, sono troppo anziana per capire il mondo dei social, però appunto avendo dei giovani a disposizione io credo che quella sia la speranza, soprattutto perché tra voi giovani sia trasmessa questa informazione. Passato un po' la palla a noi, insomma, diciamo. Sì, devo dire la verità, è proprio così, perché vabbè, ne avevo parlato probabilmente con qualcuno di voi, è stata un'idea anche di noi, diciamo, del gruppo di floristica e del gruppo delle specie aliene, c'era stato proposto, perché non abbiate anche voi dei progetti di Citizen Science, perché ci hanno provato i miei colleghi in Sardegna. Però sinceramente non me la sono sentita di farlo in modo diretto. Ok? Diciamo che questa è un po' anche la sfida che dovrebbe avvicinare il mondo della ricerca al mondo insomma, dei cittadini comuni, tra virgolette, che troppo spesso sono troppo lontani e non si parlano. E soprattutto la speranza è riuscire a coinvolgere voi giovani, perché siete voi che siete in giro, che fate? Io vedo che appunto tra voi giovani ce ne sono tanti che frequentano le nostre diciamo sia aree di interesse naturalistico e girano sul territorio, insomma, per capirci. Quindi sicuramente la speranza è che possiate diventare parti attive di questo processo, che vi ripeto, è un processo di assunzione di consapevolezza che può fare solo bene a tutti quanti noi, insomma. Le riporto un'altra domanda da Antonio Dimmi. Pignalosa Sì. che ci chiede: per evitare metodi chimici nel limitare le specie esotiche invasive vegetali, la lotta biologica con il metodo inoculativo sta facendo passi da gigante nel campo entomologico, approvato dal Ministero, CREA, ISPRA, eccetera. Cosa pensa riguardo ai metodi biologici nel limitare le specie esotiche vegetali? Si sta già attuando Allora. oppure in via di sperimentazione? E le manda un caro saluto. Rispondo al caro saluto perché lo conosco bene. Allora, per quanto riguarda questa domanda, diciamo non ho mai in prima persona attuato dei metodi del genere, però voglio ricordare che l'intervento sulle specie vegetali, io ovviamente parlo per specie vegetali, non mi permetto di parlare del mondo degli invasori, per esempio in campo entomologico, che è veramente un mondo a sé, ma nel campo vegetale ogni specie ha un suo problema e
diverso da territorio a territorio e in ogni caso è assolutamente legato e specie specifico e sito specifico. Per cui appunto la sfida di questi piani di gestione che devono essere decisi a livello, a livello nazionale è proprio di andare oltre. Io personalmente non ho esperienza, quindi non posso rispondere a questa domanda, però non mi sembra che in letteratura ci sia ancora qualcosa che, per quanto riguarda le specie vegetali. Va bene, grazie comunque per la risposta. Una domanda arriva da Alessandra Passariello, che ci dice: buonasera a tutti, molto interessante. Vorrei chiedere alla professoressa Sant'Angelo le cause prossime che negli anni 70 hanno reso il problema delle specie aliene invasive in Italia un tema di rilevanza politica. Allora, io credo che, giustamente voi siete giovani, però io sono appunto, appartengo a un'altra generazione e vi posso garantire che quando ero io studente di scienze naturali, è stato detto che anche io sono laureata in scienze naturali a Napoli, parlare di protezione dell'ambiente era ancora un'utopia, cioè era ancora un qualcosa di difficile, cioè io ho avuto la fortuna di vedere questo passaggio. Per me andare su una pagina del Ministero, che purtroppo non si chiama più dell'ambiente, ma si chiama della transizione ecologica, e trovare tutte quelle informazioni così disponibili, per me è una specie di magia, perché sono stati gli anni 80, gli anni 70, ad aumentare la consapevolezza di quanti danni si stavano facendo all'ambiente dopo il boom economico degli anni 60, venuto dopo il tristissimo periodo delle due guerre. E i ricercatori di cui io sono stata, per fortuna, allieva, sono quelli che hanno combattuto davvero per ottenere dei risultati in questo campo. Cioè, io ho partecipato a un progetto che individuava i biotopi di interesse, della regione Campania col professor Lavalba. Sono quelli che oggi sono parchi nazionali, sono parchi regionali. Cioè, è cambiato tantissimo. È una cosa che a voi sembra strana, ma è così. Cioè, da una parte negli anni 70 il mondo della ricerca si è accorto di alcuni problemi gravi ed è riuscito a comunicarli a livello internazionale, se no non ci sarebbe stato quel movimento politico che ha portato alla Convenzione del 92, la Convenzione della Diversità Biologica, e nello stesso tempo aumentava anche la consapevolezza da parte dei cittadini. E quindi decisori politici si sono dovuti muovere perché i danni erano talmente importanti ed evidenti da suscitare anche l'interesse dell'opinione pubblica. Ok? Quindi, ripeto, nel mondo della ricerca, ci tengo per merito, visto che è stata fatta la domanda, è stata già negli anni 70, è stata la Società Botanica Italiana sempre a promuovere l'iniziativa di realizzazione di un inventario delle specie esotiche, che se non sbaglio fu finanziato, era un quaderno CNR. Con appunto un gruppo di ricercatori, la professoressa Viegi prima di tutte, che cominciò ad interessarsi di questo problema e sembrava quasi un problema tipico. Io ricordo appunto che il professor Lavalba, che aveva una visione che andava oltre, cominciò a promuovere lo studio della flora urbana di Napoli, che sembrava quasi ai professori un po' più anziani una cosa fuori tema. Invece era un argomento di grandissima attualità che si è rivelato vincente. E da quella flora sono venute fuori un sacco di segnalazioni di ingressi di specie esotiche nella nostra regione. Quindi appunto un approfondimento della ricerca che nasce da tante cose insieme, non c'è mai un unico motivo. Va bene, grazie mille anche per questo excursus che è Mi stato dispiace, appassionante l'avessi tirato in bocca, riguardo. non avrei voluto farlo, l'avevo evitato, siete No, troppo. secondo me ha fatto bene, anzi, siamo contenti della domanda perché te l'ha permesso. Adesso c'è una domanda invece per Andrea, che ci giunge da Michela Maraniello, che ci chiede, riguardo al progetto, potremmo iniziare da subito a fare le osservazioni o aspettiamo che sia indetto il contest? Sì, il progetto è attivo, quindi partiamo proprio da oggi e si possono cominciare a fare osservazioni. Quando partirà poi il contest, diciamo, è come se fosse un gioco all'interno del progetto che dura per un po', però insomma il progetto da ora è attivo e sarà attivo per tanto tempo, quindi potete cominciare a fare osservazioni già da adesso.
Ci tengo anche a ricordare, visto che c'è stata anche qualche domanda, anche se già qualcuno ha risposto su Facebook, che il progetto delle invasioni botaniche è un'iniziativa che portiamo avanti sul territorio della Campania, la regione, solo le osservazioni fatte in regione Campania sono valide. E non so se ci sono altre domande, ma mi sembra di no. C'è un commento di Anna Carpanelli che ci dice: esposizione chiara e appassionata, complimenti alla professoressa. Saluti dal Friuli Venezia Giulia, dove al Servizio Biodiversità della Regione ci occupiamo di IAS. Quindi grazie, siamo contenti di Piacere. essere arrivati Sono anche in soddisfatto che c'è il canale Facebook che mi ha tradito, ok? Friuli. E se non c'è altro, se non ci sono altre domande, penso che possiamo anche salutarci. Aggiungere Va benissimo. qualcosa? No, non penso ci siano altre domande. Comunque, io nel caso resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, domanda, approfondimento, qualsiasi cosa. D'accordo? Ok, Va prof, allora la benissimo. ringraziamo e insomma, noi Soprattutto, ci in sentiamo bocca al lupo presto. per il progetto, ovviamente di cui aspetto i feedback e aspetto di ragionare insieme e vi chiedo di sottopormi le schede per il riconoscimento, sono disponibilissima a verificarle, ok? Sì, assolutamente. Assolutamente. Allora ringraziamo la professoressa Sant'Angelo per essere stata con noi questa sera, per l'intervento. Grazie anche ad Andrea e a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordiamo che il progetto su iNaturalist lo trovate attivo, potete iscrivervi e vi ricordiamo di continuare a seguirci sui nostri social, sulla pagina Facebook ASNU, Associazione Scienze Naturali Unite, e anche sul Instagram ASNU-Scienze Naturali, dove daremo tutti gli aggiornamenti necessari, sia per quanto riguarda il materiale divulgativo, come partecipare al progetto, per le specie target del progetto, sia per poi quando sarà possibile organizzare gli eventi, insomma, i contest e le gare di cui ci ha parlato Andrea. Insomma, che ci rivedremo presto. Arrivederci a tutti e Benissimo. buona serata. Buonasera. Ciao a tutti.